Eccoci a Bilbao per la terza volta, ma questa volta al Guggenheim di Bilbao presentiamo una collezione privata. Una famiglia tedesca che è immigrata in America nel periodo del nazismo. Venite con me per scoprire queste 30 opere eccezionali. Ese recorrido a lo largo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, contemplando el desarrollo de la historia del arte en esos años. Esta exposición es un tour que nos ha dado también la oportunidad de hacer una investigación muy extensa e importante. Encantados de que se inaugure esta exposición y desear que el museo siga haciendo estas apuestas que permiten presentar al público. 113 organizaron una de las primeras exposiciones en Alemania de Pablo Picasso, donde se empezó a forjar una gran amistad entre Justin Tannhauser y Pablo Picasso. Per avere un po' più di informazioni su questa famiglia, andiamo a conoscere la nostra commissaria. È una commissaria americana ma di origini italiane. Andiamo con lei. And I'm curator of modern art in provenance at the Salomon R. Guggenheim Museum in New York. And I'm curator of the exhibition Van Gogh to Picasso, The Tannhauser Legacy, here at the Guggenheim Bilbao. And this exhibition really illuminates the history of the Tannhauser family, the donors of this collection, which has been on the walls of the Guggenheim in New York since 1965. The Tannhausers were among the most prominent dealers of modern art in the early 20th century. It was Heinrich Tannhauser who established the first gallery in Munich in 1909. And from the very beginning, they were showing the Impressionists and Post-Impressionists, artists who were largely centered in France and Paris, as well as contemporary German artists, artists like Kandinsky and Franz Marc, who were active in the Blau Reiter Group, which debuted at the Tannhauser Gallery. La collezione Tannhauser mette insieme dei capolavori del XIX e gli inizi del XX secolo. Sono stati donati alla Solomon Guggenheim Foundation par Justin e Hilde Tannhauser. Justin Tannhauser era il figlio di un mercante d'arte tedesco, Heinrich Tannhauser, fondatore della Moderne Galerie a Monaco nel 1909. Molto presto Justin collabora con il padre nella gestione di diverse attività, con successo della galleria, aiutandolo a elaborare un programma d'esposizione consacrato alla pittura impressionista e post-impressionista francese, dedicandosi anche a esporre in maniera regolare l'avanguardia tedesca. Il titolo d'esempio, la Moderne Galerie doveva presentare le più importanti esposizioni della nuova associazione di artisti di Monaco. C'è da non dimenticare Vasily Kandinsky nel 1909 e nel 1911. They had subsequent galleries in Lucerne, in Switzerland, in Berlin from the late 1920s, and then Paris in the late 1930s. And again, the gallery's history is marked by these museum quality exhibitions of work by Henri Matisse in 1930, by Paul Gauguin 1928, and others. And then in the 1940s, the Tannhauser family and Heinrich's son Justin Tannhauser, who now was at the helm of the gallery from the 1920s. In the 40s, the family came to New York
And it was there, out of their home, where they showed their collection, that any number of guests could tour the collection. Anyone from art dealers and critics and museum professionals to actors and even scientists. Justin Tannhauser then made the decision in the early 1960s to give a selection of work from his collection, some 75 objects, to the Guggenheim in New York. And as I said, that's where it's been since the 1960s. Here at the Guggenheim Bilbao, we're showcasing the bulk of the collection, some 50 objects, again, moving from the late 19th century through the mid-20th century. So works by Paul Cézanne and Edouard Manet, Henri Rousseau, and then Pablo Picasso. And Picasso's work is really at the heart of the Tannhauser collection. It includes some 30 works by this pioneering Spanish-born artist. I Tannhauser organizzarono ugualmente nel 1913 una prima retrospettiva di Picasso, inaugurando così una stretta relazione tra Justin Tannhauser e l'artista che durerà fino alla morte di questo nel 1973. I hope that visitors to the exhibition will delight in seeing so many iconic works from the Guggenheim's collection here in Bilbao, and also take away something of the story of this very real person, this family, the Tannhauser family, that's behind the collection. It was very much a collection that was lived with, that journeyed with the Tannhausers, with Justin Tannhauser, over many decades. And it was a very deliberate decision to give this collection to a museum and have it now available to be enjoyed by the public. Uomo d'affari ambizioso, Justin Tannhauser doveva creare con suo cugino Siegfried Rosengart una seconda galleria a Lucerna nel 1919. 8 anni più tardi la galleria Tannhauser trasferì la sede da Monaco a Berlino, allora capitale effervescente, epicentro artistico. Là questo grande mercante d'arte organizza importanti mostre consacrate a Gauguin, Matisse e Monet. Ma nel corso del decennio seguente l'attività della galleria fu minacciata per l'ascensione al potere dei nazisti e la loro volontà di eliminare l'arte d'avanguardia, qualificata come arte degenerativa. Thank you.
Il violento antisemitismo del regime nazista doveva condurre la Galleria Tannhauser di Berlino a chiudere le sue porte nel 1937, subito dopo la partenza di Justin Tannhauser e la sua famiglia per Parigi. Si installerà finalmente a New York nel 1940, dove si stabilirà come mercante d'arte privato. La trasmissione è di nuovo finita, ma non dimenticatevi, Fragment d'Histoire. Ciao, alla prossima!